Vi chiedo di prendere posto, grazie. Un po' di silenzio tra il pubblico, grazie. Do la parola al segretario per l'appello. Massidda, Cossu, Serafini, Cera, Pinna non c'è. Marras, Ucheddu, Soddu, Piras, Rosas, Santoru, Loi, Zonza, Craig, Lebiu, Careddu, non c'è. Casti, Morittu, Fantinel, Fraternale, Piano, Usai Massimo, Usai Fabio, Stivaletta, Garau, 13. Consiglieri presenti 13. Verificato che sussiste il numero legale, dichiara aperta la seduta. Giustifico l'assenza del consiglieri Morittu e Pinna. Passiamo al punto numero 1. Un po' di silenzio, grazie. Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale. In base all'articolo 62 del vigente regolamento di contabilità armonizzato, che demanda al Presidente del Consiglio la comunicazione delle variazioni adottate dalla Giunta Comunale. Prendendo atto della comunicazione pervenuta dal Servizio Terzo Affari Finanziari e Contabili in data 04/09/2018 con protocollo numero 38902, comunico che ai sensi dell'articolo 175,5 bis lettera D del decreto legislativo numero 267 del 2000, con provvedimento numero 133 del 19/06/2018, la Giunta Comunale ha deliberato variazioni alle dotazioni di cassa avente ad oggetto adeguamento previsioni del bilancio di previsione 2018-2020. Alle risultanze del rendiconto di gestione 2017 e in generale agli stanziamenti di bilancio di competenza, articolo 175,5 bis lettera D del decreto legislativo numero 267 del 2000. Un po' di silenzio, grazie. Do la parola al segretario per l'appello. Per verificare il numero legale. Massidda, Cossu, Serafini, Cera, Pinna, Marras, Ucheddu, Soddu, Piras, Rosas, Santoru, Loi, Zonza, Craig, Lebiu, Careddu, Casti, Morittu,
Fantinel, Fraternale, Piano, Usai Massimo, Usai Fabio, Stivaletta, Garau. Sì, 13. Verificato che sussiste il numero legale, proseguiamo la seduta. Col secondo punto all'ordine del giorno, comunicazioni del Sindaco. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Saluto i consiglieri di maggioranza perché pare che ci siano solo quelli. Nonostante l'importanza e l'urgenza rappresentata nelle interpellanze e negli ordini del giorno della minoranza. Per dire tre cose velocemente, una è come avrete appreso da comunicazioni ufficiose e non, il nostro segretario comunale per esigenze di riavvicinamento a casa ha preso servizio dal 1 settembre presso altro comune, quindi è stato pubblicato, espletato il bando per la ricerca di un nuovo segretario. L'altra comunicazione importante che ho da farvi, questa volta non sollecitata dalla minoranza, voglio parlare di sanità. Vengo da una conferenza territoriale sociosanitaria alla ASL in via Dalmazia, dove si è ricostituito l'organo rappresentativo dei sindaci con la nomina del presidente e del vicepresidente. Mi onoro di aver avuto la votazione unanime dei presenti per il ruolo di presidente della conferenza territoriale, che mi dà mandato appunto per rappresentare le esigenze del territorio. Mai come in questi ultimi anni la sanità del nostro territorio ha subito dei forti contraccolpi. Si tratta di una sanità in collasso che per troppo tempo ha aspettato, paralizzata nell'erogazione dei servizi ai cittadini, le esigenze di riorganizzazione burocratiche varie portate avanti dai nostri politici. Ci siamo mossi sin dal 2016 con forza e unitariamente, sempre accompagnata da tutti i sindaci del territorio, perché la ASL ha una dimensione territoriale che abbraccia 23 comuni e non può essere ridotta alle esigenze sanitarie o di visibilità di un comune piuttosto che un altro. Portare avanti campagne campanilistiche in sanità significa distruggere la sanità a discapito di tutti i cittadini. Ci muoveremo subito, quindi, all'indomani di questa valutazione di bocciatura del governo del riordino della rete ospedaliera, che ricordo era stata bocciata già dall'organo consultivo del Consiglio regionale, il Consiglio delle Autonomie Locali, che aveva espresso, prima che la delibera di giunta di riordino della rete ospedaliera passasse in Consiglio regionale per l'approvazione del Consiglio, parere negativo. Parere negativo perché i sindaci concordano nell'esigenza ormai evidente agli occhi di tutti di risanare lo spaventoso debito di bilancio che abbiamo per la sanità, ma si chiedeva di farlo innanzitutto coinvolgendo direttamente i territori e i loro rappresentanti e soprattutto tenendo conto della necessità di far salvi i servizi. Quindi i tagli dovevano essere dei tagli alle spese inutili e non ai servizi ai cittadini. Su questa linea continueremo a muoverci, tenendo in considerazione quella che è la normativa statale che ha dettato i criteri, i parametri attraverso i quali devono distribuirsi gli ospedali nel territorio, e cercheremo di far salvo quello che è la nostra esigenza di sanità, che sino adesso, ripeto, con un riordino che non è stato della rete ospedaliera, che non è stato ancora attuato, ha subito peraltro delle anticipazioni pericolose, come ad esempio
lo scippo del reparto di ostetricia e ginecologia dall'ospedale Sirai, deputato a DEA di primo livello, cioè ospedale dell'emergenza e urgenza per il nostro territorio, è dotato di tutti gli altri reparti che sono necessari per garantire il parto, per garantire la sicurezza della partoriente in tutta tranquillità. Quindi era dotato del servizio di trasfusionale, del centro trasfusionale, del servizio di cardiologia, del servizio di rianimazione. Quindi ci muoveremo e vi terrò aggiornati. Il primo passo che ho preannunciato stasera alla Giua, alla dottoressa Giua, scusate, la direttrice dell'ASL, è quella di produrre un documento a firma dei sindaci che vorranno sottoscriverlo, in cui chiederemo ragioni di come nell'ottobre 2016 l'allora commissario straordinario Antonio Onnis ha potuto operare questo trasferimento veloce e immediato del reparto di ostetricia e ginecologia dal SIRAI al CTO. L'altro punto, non so se i 5 minuti sono passati o se posso parlare. Non sono passati? No. Okay. 5 minuti per punto, grazie. Siamo per un accorpamento dei servizi, qualora questo accorpamento significhi il taglio di inutili spese. È un sicuro risparmio per il nostro territorio. Ho acquisito stasera dalla voce della dottoressa Giua il fatto che l'esistenza di due laboratori di analisi, uno a Carbonia e uno ad Iglesias, significa una spesa in più di 1 milione di euro all'anno. 1 milione di euro all'anno che per una sanità così malata potrebbe significare una grossa boccata di ossigeno e una riorganizzazione di servizi in maniera più efficiente e ottimale. Ho saputo dalla dottoressa Giua della difficoltà ad assumere personale, le assunzioni sono partite, le mobilità e i concorsi, ma subiamo gli effetti nefasti di una politica ventennale che ha deciso di fare dell'università, degli studi della facoltà di medicina, una facoltà a numero chiuso. Quindi il problema vero è che non esistono medici, non esistono specialisti, e questo è un grave problema che è difficilmente superabile. Ho chiesto che il personale, difficilmente recuperabile sul mercato, quello che c'è e che è attualmente distribuito nel nostro territorio venga organizzato e distribuito secondo criteri di equità. Non si può sapere che il laboratorio di Carbonia, ad esempio, abbia il triplo della mole di lavoro di quello di Iglesias e solo 10 operatori tecnici contro i 16 del comune di Iglesias. Quindi un'equa distribuzione del personale, e parlo anche degli anestesisti, e ricordo che il reparto di rianimazione di Santa Barbara doveva essere chiuso già dal 2015 e per quello hanno invece difficoltà, un'equa distribuzione del personale comporterebbe, secondo noi, già una risoluzione immediata di qualche problema. Vi aggiornerò costantemente, come ho sempre fatto, una volta stimolata dai consiglieri di minoranza, di tutte le azioni che ho intrapreso. In alcuni casi quelle ufficiali sono facilmente rinvenibili da chi voglia valutare o monitorare il mio operato. In altri casi ho detto in consiglio quello che ho fatto con lettere sempre ufficiali, ma che forse hanno meno ridondanza. Dire e affermare che il sindaco ha la voce flebile perché non batte più pugni sul tavolo o non occupa sale consigliari significa rendere un servizio veramente disonesto a se stessi innanzitutto. Parlare e dedurre da questo che esiste un conflitto di interessi ancora di più, perché il conflitto di interessi non è certo
quanto prospettato da chi muove queste accuse, diciamo, del tutto immotivate. Il conflitto di interessi non l'hanno rinvenuto i miei colleghi, che oggi mi hanno dato l'incarico di presidente della conferenza sociosanitaria per monitorare e rappresentare le esigenze dei cittadini di tutto il territorio per la sanità in sede di ASL. Per quanto riguarda invece l'altro argomento che volevo trattare, è quello della provincia. Mi riallaccio qui a una discussione che di recente ho avuto con alcuni cittadini circa le difficoltà dei comuni che vanno di anno in anno ad aggravarsi, proprio perché non esiste, anche perché non esiste di contorno, l'appoggio, il sostegno, la equa distribuzione di funzioni e competenze con altri enti istituzionali. Abbiamo una regione che è rimasta occupata per questi 5 anni alla produzione di leggi che si sono dimostrate fallimentari. Una è appunto quella sulla sanità, l'altra il riordino sugli enti locali, ad esempio, che ha prodotto una provincia ipertrofica del sud Sardegna con 107 comuni, allo stesso tempo annullando o ridimensionando tutto il personale che aveva a disposizione. Tra questo personale a disposizione, quello dell'asse servizi, che permetteva ad esempio di prestare degli operai per svolgere le funzioni del CIPAI, il Centro Provinciale Antinsetti. Ci tengo a precisare questo perché ho passato a fare questa comunicazione, perché ho passato l'estate a cercare di spiegare quali sono le competenze del sindaco, del comune, in tema di disinfestazione, zanzare ed erattizzazione. Il braccio operativo per questo tipo di operazioni è il Centro Provinciale Antinsetti. Come dice il nome, è un ente che è strettamente è di natura provinciale, fa capo alla provincia. Il Centro Provinciale Antinsetti ha avuto sin dai primi, dal 5 giugno, qui la lettera, la mia richiesta di essere messa a conoscenza degli interventi programmati, proprio per sapere se nella loro programmazione fossero inserite le segnalazioni che mi arrivavano dai cittadini per non, diciamo, invaderli con richieste che magari avevano già, perché hanno loro il compito istituzionale di monitorare e di intervenire qualora lo ritengano necessario sul territorio. Dal 5 giugno ad oggi non ho avuto nessuna risposta. Allora ho personalmente telefonato a CIPAI per venire a conoscenza che attualmente i 23 comuni del nostro territorio sono serviti da 2 operatori addetti alla disinfestazione, alla derattizzazione, eccetera, eccetera. 2. L'anno scorso erano già 3 in più, uno è andato in pensione e gli altri sono andati via con l'asse servizi. E una decina d'anni fa, per accontentare il nostro territorio, per darvi la misura di quanto possono operare attualmente, erano una 60 circa. Nel 2010 gli interventi di disinfestazione e deratizzazione per il solo comune di Carbonia, nel 2010, sono stati 971, nel 2017 sono stati poco più di 300. Quindi un terzo in meno nel giro di neanche 7 anni. Io farò presente, intendo far presente questo ai cittadini. Il comune può, ma non è attrezzato, può semplicemente girare le sollecitazioni, le segnalazioni richieste dai cittadini, ma questo è il servizio a cui ci stiamo affidando. A cui una provincia che prima era presente, ma che adesso con personale quasi ridotto al lastrico e il bilancio ancora non approvato, non può neanche mettere a disposizione finanziamenti regionali copiosi avuti anche all'inizio dell'anno per la disinfestazione. Aggiungo che talmente la provincia è paralizzata nell'impossibilità di muoversi, che neanche ha fatto una cosa che non gli comporterebbe neanche la spesa
una spesa in bilancio, ossia la pubblicazione di una manifestazione di interesse per sapere che se esista qualche privato o qualche ente che voglia prendere l'osservatorio delle zone umide, il vecchio dopolavoro di Piazza Repubblica, che attualmente, dopo un investimento milionario rimasto fermo come museo delle zone umide, come osservatorio, e si è deciso di darlo a chi ne faccia richiesta. La manifestazione di interesse mi è stata fatta vedere già pronta, già stilata all'inizio dell'estate. Ad oggi non si sa ancora niente del perché la provincia ritardi a questa semplice e immediata esecuzione di un atto amministrativo che risolverebbe un problema del nostro territorio, vista la carenza di immobili. Grazie a tutti. Grazie, signor Sindaco. E buon proseguimento. Ci sono interventi, uno per gruppo. Prego, consigliera Garau. Presidente, Sindaco, assessori, cittadini, tutti, consiglieri. Allora, cercherò di essere brevissima per non togliere spazio alle interrogazioni e alle interpellanze che ormai ci portiamo dietro da 2 o 3 mesi. Parto proprio in ordine sparso dalla prima affermazione fatta da lei, Sindaco. Non voglio veramente essere polemica, però mi dispiace constatare una cosa, che un sindaco che apre una seduta e dice espressamente ringrazia la propria maggioranza per essere in aula, veramente mi pare un po' al di fuori delle righe, per il semplice motivo che è vostro dovere, come dovere chiaramente di ognuno di noi, essere qui, quindi non si deve ringraziare veramente nessuno. E volevo far presente che questa seduta, pur essendo stata fissata alle 19, teniamo conto che i consigli comunali sino a molto tempo fa si tenevano alle 18 e per esigenze prevalentemente, insomma, della maggioranza si è deciso unanimemente di fissarlo alle 19, la seduta stessa si è aperta alle 19:29, cioè mezz'ora dopo, in attesa di questa maggioranza che è molto sollecita e molto tempestiva, ha veramente un grandissimo interesse. Quindi veramente considerazioni di questo tipo forse è meglio evitarle, se non altro per evitare che qualcuno in qualche modo possa risponderle. Allora, parto dall'incarico che lei ha ricevuto, le faccio i miei auguri di buon lavoro, presidente di una conferenza territoriale, è un incarico sicuramente molto molto importante. Io mi auguro, non sono insomma per certi versi convinta, per altri forse un po' meno, per il semplice motivo che lei ha detto una cosa che non corrisponde al vero. Questa volta interviene nelle sue comunicazioni parlando di ASL, pur non essendo stata sollecitata dalla minoranza. È vero, sino ad oggi in 2 anni la minoranza ha sollecitato tutti gli atti che sono stati presentati in questo Consiglio Comunale e che avevano ad oggetto l'ASL. Parto, la prima ordine del giorno, agosto del 2016, 2 anni fa, è stato presentato questo atto, un ordine del giorno urgente, parlando di chiusura di emodinamica, dalla minoranza. Non faccio neppure i nomi, non mi interessa, comunque dalla minoranza. Successivamente è stata fatta una richiesta di convocazione straordinaria di questo Consiglio Comunale dalla minoranza. Il Consiglio Comunale si è tenuto presso il SIRAI di Carbonia e poi successivamente, per decisione anche della maggioranza, di fronte alla Regione Sardegna. Non ultima, una interrogazione, mi pare, fosse anzi no, una mozione presentata 2 mesi fa dalla sottoscritta sul piano di governo delle liste d'attesa, a cui questa maggioranza ha dato voto negativo. Quindi veramente vi date la zappa, come si suol dire, sui piedi. Mi dispiace molto questo, comunque le faccio i miei auguri e spero che la voce sua e di tutto, insomma, l'esecutivo sia sempre alta su una questione estremamente delicata, visto che il governo non molto tempo fa, da pochissimo, ha dato parere negativo a questo piano di riordino della rete ospedaliera. Per quanto riguarda invece la questione della provincia e nello specifico del centro provinciale anti-insetti, lei manda una nota, da quello che ha appena detto, il 5 giugno del 2018, per conoscere, testuali sue parole, gli interventi programmati, ma non ha avuto nessuna risposta. Ebbene, mi risulta, mi corregga se sbaglio, probabilmente sarà una mia mancanza, che lei sia comunque abbia tra le sue competenze quella di tutelare anche la salute dei cittadini di Carbonia, e nell'ipotesi in cui ci possa essere un problema in questo senso, o comunque il solo dubbio, il rischio che questa salute sia messa a rischio, lei forse
i poteri per agire e intervenire li ha, e non attendere invece che i due funzionari della provincia di Carbonia possano essere considerati operosi. Concludo qui rinnovandole veramente i miei auguri e forse insomma in qualche maniera invitandola anche ad evitare di fare considerazioni che sono destituite di fondamento, almeno dal mio punto di vista. Grazie consigliera Garau. Ci sono altri interventi, uno per gruppo? No? Passiamo al punto numero 3, interrogazioni, interpellanze e mozioni. Con protocollo numero 32037 del 17 luglio 2018, un ordine del giorno con oggetto grave crisi AIAS. Il primo firmatario è il consigliere Fabio Usai. Chiedo al secondo firmatario se vuole esporre l'atto. Abbiamo qua una serie di firmatari. Io questa. Questo ordine del giorno urgente, esattamente, è un ordine del giorno che impegna il sindaco e l'assessore competente a promuovere qualunque iniziativa necessaria e utile perché si possa con celerità provvedere al trasferimento delle somme dovute all'AIAS relativamente alle prestazioni socio-riabilitative erogate a favore degli utenti del nostro comune. Riassumo brevemente per insomma, chi non avesse conoscenza di quelli che sono gli sviluppi di questa vicenda purtroppo che noi ci portiamo avanti ormai da anni e che interessa molti cittadini di questo territorio, sia perché dipendenti ASL, sia perché erogatori comunque di un servizio a beneficio dell'intera collettività. Considerata la grave crisi che ormai da tempo coinvolge AIAS e che si vede costretta a non ottemperare al pagamento degli stipendi ai propri dipendenti a causa dei notevoli ritardi con i quali la Regione salda il dovuto agli enti erogatori dei servizi di riabilitazione, tenuto conto che ormai questi stipendi rivendicati dai dipendenti ammontano a 10 mensilità arretrate, verificato che in relazione alle ultime notizie che si hanno, purtroppo anche quest'ordine del giorno urgente, mi dispiace dirlo e constatarlo, è del 17 luglio, così come altri atti che noi discuteremo stasera, cioè presentato ormai 2 mesi fa. Nel frattempo noi, la maggioranza, non ha ritenuto di fissare un consiglio comunale per dare risposte ai cittadini. Ci sono molteplici atti che noi ci stiamo portando dietro ormai da 2 mesi. Questo è il tempismo con il quale si danno risposte ai cittadini di Carbonia. Comunque riprendo il discorso sulla questione AIAS, tenuto conto che esiste una determinazione, la numero 6776 del 29 giugno 2018, e che tali prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale consentirebbero l'immediato saldo delle mensilità relative al 2018 ai dipendenti e quindi il blocco della procedura di infrazione aperta dall'ATS nei confronti di AIAS, con la quale intenderebbero al 29 luglio del 2018 revocare i contratti di collaborazione con la medesima, considerato, come dicevo prima, che ciò causerebbe un'immediata sospensione del servizio, quindi oltre che il licenziamento dei lavoratori, ma sicuramente un disservizio gravissimo per il territorio, si impegna il sindaco in questo senso affinché possa attivare qualunque tipo di procedura volta a provvedere al trasferimento delle somme dovute all'AIAS riguardo alle prestazioni socio-riabilitative erogate a favore degli utenti del nostro comune. Le commissioni consigliari competenti ad un attento monitoraggio e approfondimento che possa essere utile a sbloccare l'attuale situazione. Grazie. Grazie consigliera Garau. Ci sono interventi? Prego consigliere Lebiu. Buonasera a tutti. Allora, inizio dalla parte finale dell'ordine del giorno, ovvero dalla richiesta di impegno delle commissioni consigliari competenti affinché svolgano un attento monitoraggio ed approfondimento. In merito a tale richiesta non posso far altro che affermare e sottolineare che sin da subito vi è stato un interessamento continuo e costante della quarta commissione consigliare, così come dell'assessora Loredana La Barbera e della nostra sindaca. Noi siamo soprattutto a fianco dei lavoratori e degli assistiti.
A tal proposito vorrei ricordare la prima convocazione in Commissione dei lavoratori AIAS che è avvenuta il 9 marzo del 2017, una commissione convocata in questa aula polifunzionale e che ha visto una partecipazione numerosissima di dipendenti AIAS che venivano da tutto il territorio, addirittura da Mandas e Decimo Manno, perché a loro dire era la prima volta che un'amministrazione comunale convocava i dipendenti AIAS, come ha affermato uno dei lavoratori intervenuti. In realtà una commissione era stata convocata con i lavoratori AIAS, solo che poi è stata annullata, salvo poi sentire soltanto i datori di lavoro. Noi abbiamo dimostrato in più di occasione di essere vicino ai dipendenti AIAS, invitandoli a diverse commissioni, ascoltando i loro problemi, sostenendoli e manifestando vicinanza nelle loro proteste, talvolta anche estreme. Abbiamo promosso azioni di sensibilizzazione e sostegno anche in assessorato e abbiamo presenziato all'importante Consiglio regionale del 11 aprile del 2017, un Consiglio regionale che forse per la prima volta ha cercato di mettere un freno ad un modus operandi che andava avanti da ormai 30 anni e che risultava consolidato nel tempo, ovvero quello di lasciare dapprima 3 mesi di stipendi in arretrato, sino ad arrivare allo stato attuale con addirittura 8-9 mensilità arretrate. Un consiglio regionale nel quale con la mozione 297 sono stati presi degli impegni caratterizzati da dei punti fondamentali, quali l'inserimento della clausola di salvaguardia nei contratti stipulati con l'ATS, che prevede come sanzione massima la revoca delle convenzioni se non vengono retribuiti i dipendenti, ed è infatti quello che è successo. Richiedeva anche l'obbligo della certificazione dei bilanci al fine di accertare l'effettiva sussistenza dei crediti vantati. Inoltre riconosceva la possibilità di ricorrere alla procedura prevista dall'articolo 1676 per retribuire le mensilità pregresse. È ovvio che le finalità di tali impegni sono tese a contrastare una modalità gestionale che colpiva e colpisce duramente i suoi dipendenti, il cuore di un servizio incentrato sulla persona come quello svolto dall'AIAS. Ci chiediamo come abbiano fatto a mantenere tale tipo di gestione per circa 30 anni. Molte risposte possiamo solo ipotizzarle, alcuni le conoscono. Sta di fatto che sentirsi frasi del tipo «la sindaca paghi AIAS» piuttosto che «l'AIAS paghi i lavoratori» onestamente mi fa venire un po' i brividi. Primo perché non è certo la sindaca che paga, come non è neanche l'assessore Arru o il supermanager Moirano. Sono atti puramente amministrativi svolti dai funzionari, dagli uffici, dai dirigenti, che hanno l'obbligo di appurare se quanto richiesto corrisponde a quanto realmente dovuto, in base alle prestazioni erogate, in base alle convenzioni, alle autorizzazioni e alle certificazioni e quant'altro. Ed io credo fortemente, come me l'intero gruppo di maggioranza, che non ci sia nessun interesse a non pagare quanto dovuto, ma è ovvio che non si può pagare quanto richiesto senza fare le opportune verifiche, onde evitare di trovarsi a rispondere in prima persona davanti alla Corte dei Conti. Noi abbiamo scelto di stare rigorosamente dalla parte dei dipendenti, degli assistiti e dei dipendenti, ai quali deve andare il pieno riconoscimento economico per il servizio reso. Per quanto ci compete, continueremo a monitorare la situazione e verificare che i nostri uffici mandino avanti i pagamenti di quanto realmente dovuto con celerità. Restiamo adesso in attesa che si pronunci il giudice ordinario del Tribunale di Sassari in merito al ricorso che AIAS ha presentato nei confronti dell'ATS e dovrebbe pronunciarsi il 20 di questo mese. Grazie. Grazie consigliere Lebiu. Ci sono altri interventi per dibattito? Nessuno? Per la giunta? Prego, sindaco. Sì, grazie presidente. Allora, mi riallaccio alle parole del consigliere Lebiu per dire che effettivamente
urlare in tutti i posti dove sia possibile la sindaca o i sindaci paghino, e ripetere qui la richiesta di impegnare, che la sindaca si impegni insieme all'assessore competente perché si possa provvedere al trasferimento delle somme dovute all'AIAS. Mi sembra veramente un'inversione dei termini della questione, grave inversione dei termini della questione, perché il problema non è, o non è tanto, che l'AIAS abbia i soldi, ma è, il problema è che non adempie al suo dovere contrattuale di pagare i suoi dipendenti e che si giustifichi questo mancato pagamento vantando i crediti, i debiti che ha nei confronti di terze persone. È una cosa che non sta né in cielo né in terra e che soprattutto è portata avanti da decenni. La sindaca ha pagato quello che era dovuto e così mi risulta abbiano fatto tutti gli altri comuni che hanno finalmente ottenuto i trasferimenti delle somme residue per i pagamenti delle prestazioni socio-riabilitative dalla regione. L'AIAS ancora non ha pagato i suoi dipendenti. Si era convenuto che pagasse non soltanto le buste paga ordinarie, ma dei ratei mensili che andassero piano piano a estinguere i crediti dei dipendenti verso l'AIAS pregressi. Questo non è ancora avvenuto. Quindi che un ordine del giorno mi chieda di impegnarmi perché l'AIAS abbia i soldi oggi, soprattutto che quei trasferimenti che a luglio si lamentava non fossero stati effettuati sono stati fatti, e con tutto ciò l'AIAS continua a non pagare e anzi a ricorrere al giudice contro la revoca della convenzione operata giustamente dalla TS. Finalmente dopo 30 anni qualcuno ha revocato la convenzione con la sanità di una struttura che tutto fa tranne che salvaguardare veramente una tranquilla, una serena, un'efficiente erogazione del servizio, salvaguardando la dignità in primis dei suoi lavoratori e la sicurezza dei suoi lavoratori. Quindi trovo veramente, ripeto, paradossale quanto mi si chiede qui, e la trovo anche fuori termine, anacronistica, perché dicevo che è stata presentata un'azione, un ricorso dell'AIAS al giudice ordinario. Ci sono la presentazione delle varie note difensive entro il 20 settembre e aspettiamo come si pronuncerà il giudice sulla questione, che, ripeto e ricordo, è allo stato un annullamento della convenzione dell'AIAS con l'ordine allo stesso tempo di continuare ad erogare il servizio sino al 31/12/2018, dando il tempo alla TS di bandire, di organizzare una gara a cui affidare questo importante servizio. Quindi ritengo, effettivamente, l'ho detto più volte, che questo ordine del giorno è strano, è anacronistico, è paradossale, come tale non mi sento di dovermi impegnare per garantire all'AIAS ulteriori erogazioni e trasferimenti di denaro. Grazie Sindaco. Per dichiarazione di voto, un consigliere per gruppo. Prego, consigliera Garau. Sindaco, parto da questa ultima sua considerazione. Mi pare che nessuno di noi possa essere giudice e stabilire da chi sono dovute le somme, perché da quello che mi è dato sapere la stessa un po' di silenzio per cortesia, grazie. Delle somme da parte della Regione Sardegna. La Regione Sardegna ha riconosciuto all'AIAS 11 milioni di euro, 12 milioni di euro a fronte dei 25 milioni di euro richiesti. Noi non siamo qui per stare da una parte o dall'altra parte, noi siamo qui per prendere atto di una situazione che è gravissima, che interessa tanti nostri concittadini o comunque cittadini del territorio del Sulcis, e forse
anziché sorridere su questa questione, sarebbe opportuno ovviamente che lei tenesse conto delle gravi difficoltà che stanno attraversando non solo i dipendenti e le loro famiglie, ma chiaramente tutti i soggetti beneficiari del servizio. E siccome il servizio non è reso al meglio, la sua voce dovrà anche in questo caso veramente farsi sentire, perché a noi non importa sapere se è l'AIAS che deve o se è la regione che deve dare i soldi all'AIAS. Ci sono dei giudici, ci sono dei contenziosi in corso, credo che lei ne abbia conoscenza di questo, quindi non possiamo prendere posizione. Quello che dobbiamo praticamente dire è semplicemente che il servizio, così come è organizzato, non può continuare ad andare avanti, così come non può continuare ad andare avanti una situazione che vede lavoratori, per di più praticamente cittadini di Carbonia, non avere uno stipendio regolarmente, avere arretrati, così come voi avete detto, di 8 mensilità. Se questa è la motivazione che la porta a dire che quest'ordine del giorno non ha praticamente un senso, mi dispiace dirle che dal mio punto di vista sta sbagliando, e anche tanto. Grazie consigliera Garau. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Prego consigliere Stivaletta. No, soltanto per un chiarimento che forse giova al ragionamento complessivo. Quando è stata depositata questa, quando è stato depositato questo, quest'ordine del giorno, il problema era grave, era presente e contingente. Ci sono state delle evoluzioni successive, cioè AIAS sostiene, perché qua dobbiamo andare sempre sull'ipotetico, perché noi non dobbiamo sentenziare su nulla, noi dobbiamo andare sull'ipotesi, su quelli che sono i dati a nostra disposizione, e da una parte e dall'altra, perché in questo caso sono 3 soggetti tendenzialmente coinvolti, 4 se consideriamo i dipendenti, nel senso, però a parte quello c'è AIAS, la regione e il comune di Carbonia o gli altri comuni, nel senso. AIAS sostiene di avere un credito nei confronti della regione Sardegna che ci sembra di aver capito che si aggira intorno ai 25 milioni di euro, così sostengono loro. La regione Sardegna per il momento ne ha riconosciuto durante le interlocuzioni inizialmente per ora 12 milioni. E a fronte di questo riconoscimento per prestazioni erogate da AIAS, ha avviato l'iter per iniziare a superare quelle che erano le difficoltà e le problematiche a ciò connesse. Salvo poi nei giorni successivi adottare un provvedimento che non si capisce bene, di cui non si capisce bene il motivo, se era questo il cappello. Quindi probabilmente ci manca qualche tassello, perché anche recuperare notizie, informazioni non è sempre semplice. E quindi è per questo motivo che noi chiediamo anche eventualmente all'amministrazione comunale di farsi portavoce per avere tutti i tasselli e avere tutti i chiarimenti del caso, perché comunque si tratta di garantire quelle che sono le prestazioni dovute agli utenti, perché sono in questo caso le persone, la parte debole, insieme alle loro famiglie, insieme ai dipendenti di AIAS. Quindi non vogliamo creare scontri, non vogliamo creare neanche uno scontro dal punto di vista istituzionale, noi stiamo semplicemente chiedendo di far luce e chiarezza su questi aspetti. Anche perché sembrerebbe che AIAS, sulla base di questi incontri avuti con la regione, vanta in ogni caso un credito in ragione del riconoscimento delle prestazioni che devono essere fatte e il riconoscimento fatto dall'UVT. Così sembrerebbe di aver capito le varie interlocuzioni, e noi ribadiamo, non potendo però andare a recuperare chiedendo incontri continuamente per avere più dati possibili sia da una parte che dall'altra, ripeto, perché potrebbe aver ragione uno come potrebbe aver ragione l'altro, ma noi dobbiamo stare a cuore, ripeto, in primis gli utenti, le loro famiglie e i dipendenti che non percepiscono gli stipendi. Non possiamo, ripeto, andare a recuperare delle informazioni, perché noi, per quanto ci riguarda, dal punto di vista istituzionale, ci dobbiamo riportare e rapportare all'interno del Consiglio Comunale, col Sindaco e con la Giunta Municipale, alla quale chiediamo di
farsi portavoce di queste istanze, di queste comunicazioni, fare chiarezza complessiva su questi aspetti. È per questo che in pratica abbiamo deciso di depositare tra l'altro un ordine del giorno, per avere modo di discutere, dialogare, affrontare il problema e possibilmente incontrarci, perché in questi casi non si hanno rapporti, cioè, di scontro tra maggioranza e opposizione, ma ci sta a cuore una situazione complessiva. Ecco, quindi la modalità può essere solo questa, senza imporre un voto tramite una mozione che impegna, è semplicemente un ordine del giorno con cui ci stiamo dando modo di continuare a lavorare sulla problematica e andare avanti nell'affrontare questi discorsi. Grazie. Voterò favorevolmente. Grazie consigliere Stivaletta. Prego consigliere Casti. No, solo per dire che non voterò a favore dell'ordine del giorno. Nel senso, anche è stato sottoscritto anche da colleghi. Non lo voterò per un semplice motivo. Ci sono discussioni tra la Regione e l'AIAS, ci sono discussioni tra il Comune di Carbonia e l'AIAS, ci sono discussioni tra il Comune di Carbonia e l'AS. Il Comune di Carbonia ha sempre pagato ed è certificato da i dati che esistono nel Comune. Il Comune di Carbonia paga entro pochissimo tempo tutti i fornitori. Li ha sempre pagati. Li pagava prima e li sta pagando adesso. Nei termini delle fatture dovute. Sulla questione ASL, naturalmente, tralasciando tutte le problematiche tra Regione e AIAS, perché è un problema che non ho approfondito e naturalmente sono due soggetti diversi, nell'ordine del giorno, poi le cose dette dal consigliere Stivaletta le condivido, bisogna aiutare al pagamento dei dipendenti, per noi i dipendenti sono molto importanti, gli stipendi sono molto importanti, però qua si dice impegna la sindaca con la necessaria celerità a provvedere al trasferimento delle somme dovute a AIAS riguardo alle prestazioni socio-riabilitative erogate. Il Comune di Carbonia l'ha sempre pagato. Ha sempre pagato tutte le prestazioni. Non ne ha pagato una parte perché c'è un'interlocuzione che è su carta, che c'è sempre stata, per prestazioni che secondo il Comune di Carbonia, secondo i tecnici, ma anche parere personale di uno non esperto, non sono dovute dal Comune di Carbonia, ma devono essere pagate dall'ASL. Perché determinate prestazioni sono dovute dal Comune di Carbonia tramite dei trasferimenti regionali, alcune prestazioni secondo il Comune di Carbonia, secondo i funzionari, secondo i dirigenti, secondo anche un mio modesto parere che però non conta niente, devono essere pagate dalla AS e non dal Comune di Carbonia. Quindi impegnare il sindaco a fare dei pagamenti con celerità, dopo che noi abbiamo sempre pagato con celerità le prestazioni, mi sembra, diciamo, una cosa che non vada tanto bene. Questo ordine del giorno, per esempio, si potrebbe riempire di tutte le cose che, per esempio, adesso ha detto il consigliere Stivaletta, farsi carico di attivare tutto un percorso dove tutti i soggetti, ma in parte è già stato fatto, soggetti in campo, ovvero Comune di Carbonia, ASL e Regione Autonoma della Sardegna, si mettano in un tavolo per trovare una soluzione. Ecco, impegnare per dei pagamenti che il Comune di Carbonia ha sempre fatto mi sembra un piccolo controsenso. Ecco, mi trovo in difficoltà, quindi naturalmente su un ordine del giorno scritto in questa maniera io mi asterrò, non voto a favore dell'ordine del giorno perché mi sembra assolutamente una cosa non corretta. Ecco, fino a prova contraria nessun giudice ha detto che il Comune di Carbonia deve erogare a AIAS dei soldi che non gli ha dato, perché non c'è. Ci sono, invito tutti a leggersi le carte che ci sono negli anni tra l'amministrazione comunale di Carbonia e AIAS, e quindi naturalmente il limitare tutto, io non posso pagare gli stipendi perché il Comune di Carbonia non mi ha pagato, è uno scaricabarile che non ha senso praticamente. Poi io su altri enti non entro nel merito perché non conosco le carte, però scaricare quello, come ho sentito altre volte, non pago gli stipendi perché il comune tizio, il comune di Carbonia non ha pagato,
è assolutamente una cosa non corretta e naturalmente non posso sostenerla. Grazie consigliere Casti. No, siamo in dichiarazione di voto, consigliere Stivaletta. No. Consigliere Stivaletta, no, sto dando la parola al segretario per la votazione. No, se nessun altro interviene, prego consigliere Piras. No, per dirle solo che qua con la necessaria celerità provvedere al trasferimento delle somme. Consigliere Stivaletta, siamo in dichiarazione di voto. Prego consigliere Piras, grazie. Accesa. Allora, grazie Presidente. Rilevo nell'ordine del giorno proposto dalla minoranza un rovesciamento della responsabilità della grave situazione AIAS. Infatti al 31 luglio 2018 l'Agenzia per la tutela della salute ha revocato la convenzione con l'AIAS Sardegna, perché è scaduto il termine di 30 giorni concesso all'AIAS per provvedere al pagamento integrale degli stipendi arretrati, ossia rescissione del contratto per il mancato rispetto degli accordi tra AIAS e ATS. Io mi chiedo come si fa a non pagare gli stipendi ai dipendenti, dopo che solo nel triennio 2014-2016 l'AIAS ha ricevuto dalla convenzione con la Regione 119 milioni di euro. Inoltre esiste un documento a firma del dirigente del quarto servizio del Comune di Carbonia che stabilisce e afferma che il Comune di Carbonia non ha nessun debito nei confronti di AIAS. In più, l'assessorato regionale ha detto di non pagare quelle prestazioni che venivano richieste. Quindi è inutile impegnare questa amministrazione nel corrispondere con celerità e provvedere al trasferimento delle somme dovute ad AIAS riguardo alle prestazioni socio-riabilitative erogate a favore degli utenti del nostro comune, perché, come già riferito, non abbiamo nessun debito nei confronti di AIAS. Come ha detto il mio collega Casti, questo comune ha sempre pagato nel rispetto dei tempi le dovute richieste di AIAS. Però noi abbiamo scelto di essere qui oggi per stare dalla parte dei lavoratori e non dalla parte di un'azienda inadempiente sino ad oggi. Quindi per noi questo è un ordine del giorno incomprensibile e fuori dal contesto temporale e reale, dove il gruppo di maggioranza voterà no. Grazie. Grazie consigliere Piras. Qualche altro intervento? Prego consigliere, siamo in dichiarazione di voto, consigliere Usai. Prego. Mi ha avvertito la collega, io chiedo scusa, però non ce l'ho fatta ad essere puntuale. Mi dicono che si è fatto un po' di confusione nel dispositivo che tutti quanti noi abbiamo. In quest'ordine del giorno noi chiediamo appunto alla signora sindaca e all'assessore competente di promuovere ogni iniziativa che sia necessaria con la massima celerità, che si provveda con la massima celerità al trasferimento delle somme dovute ad AIAS riguardo alle prestazioni socio-riabilitative erogate a favore degli utenti del nostro comune. E poi si invitano le commissioni consiliari competenti ad un attento monitoraggio e approfondimento della situazione di AIAS. Quindi noi non stiamo votando la parte principale, il dispositivo, cioè la premessa, stiamo votando un impegno della Giunta Comunale di Carbonia. Quindi, fatto salvo che l'amministrazione comunale di Carbonia non abbia debiti o meno nei confronti di AIAS, questo non spetta a me dirlo sicuramente o a chi è intervenuto, noi abbiamo una situazione di questo tipo.
ci sono dei lavoratori che erogano un servizio che è rivolto alle fasce più deboli e qualcuno di noi ne sa qualcosa. C'è un'azienda che purtroppo, a torto o a ragione, non paga i dipendenti, e ci sono come ultimo anello, e l'anello più debole della catena, i dipendenti che non percepiscono gli stipendi e gli utenti che potrebbero patire anch'essi delle ricadute ovviamente negative per quanto riguarda questa situazione. È inevitabile. Che ruolo abbiamo noi in seno a questa istituzione? Noi non possiamo fare niente. Ormai si sta andando avanti, e voglio terminare il ragionamento, Presidente, si sta andando avanti a colpi di carta bollata. Abbiamo un ATS che dice: io sciolgo i contratti e avvio quella che è la risoluzione della convenzione con AIAS, passa un po' di tempo e abbiamo un tribunale che dice: la risoluzione di quel contratto, così come decisa da ATS, è illegittima. Ma non spetta a me, io vivo qua, opero qua, e noi abbiamo un ruolo e siamo richiamati ad assolverlo, e ognuno di noi deve e può fare quel che può fare. Quindi, in una situazione dove i dipendenti non percepiscono i soldi, cosa posso fare io? Io posso chiedere all'amministrazione comunale, con un tono molto pacifico, molto conciliante e in maniera, in una misura molto obiettiva e pacata, che quando ATS riconosce determinate somme da erogare nei confronti di AIAS, l'amministrazione comunale di Carboni e gli uffici adottino quelle misure per far sì che il più velocemente possibile quelle somme vengano corrisposte ai dipendenti. Punto. Ho finito, Presidente. Punto. Nel dispositivo si chiede questo. Io, e chiedo ancora scusa per aver fatto tardi, io ho sentito un pezzo della dichiarazione del collega che è intervenuto poc'anzi, che si proponeva di rifiutare quest'ordine del giorno in virtù del fatto che ci fosse scritto appunto che l'amministrazione comunale avesse degli obblighi pendenti nei confronti di AIAS. Invito i colleghi consiglieri ad analizzare l'ordine del giorno, ancora una volta. L'ordine del giorno, quando si vota, si può cambiare il dispositivo, si può emendare, si può togliere. Consigliere Usai, arrivi a conclusione. Sto invitando il mio collega della bontà del mio ragionamento per portarlo a una condizione più favorevole. L'ordine del giorno, quando si vota l'impegno. Non c'è nessun tipo di impegno burocratico, formale. C'è da parte del Consiglio Comunale la richiesta al sindaco e all'amministrazione comunale tutta affinché si adottino certe misure con la massima celerità. Ovviamente, se voi boccerete quest'ordine del giorno, ancora una volta perdete quell'obiettività che vi ha contraddistinto all'inizio della consigliere consiglia. Consigliere Usai, lo so. Io lo so che è la 17ª consigliera comunale. Lei. Mi lasci terminare. Consigliere, no, ho capito, i 5 minuti sono per tutti, perché se conceda lei minuti in più, li devo concedere a tutti gli altri gruppi. Ho capito. Arrivi a conclusione. Chiedo venia, l'argomento è importante. Lo so, ho capito. Ho chiesto scusa. Allora, arrivi a conclusione, altrimenti sono costretta a chiudere Perfetto. Il microfono. Sto invitando i colleghi consiglieri
di maggioranza. Consigliere Usai, per cortesia. Sto invitando i colleghi di maggioranza a leggere l'impegno di questo dispositivo e la bontà di. Grazie, essa. Consigliere Usai. Consigliere Fantinel, per dichiarazione di voto e uno per gruppo. Ha già parlato il suo collega. Se si vuole dissociare, le do la parola. Certo, bello. Si dissocia da quello che ha detto il consigliere Casti? Esatto, sì. Sì. Prego, consigliere Fantinel. Allora, nulla. Questo ordine del giorno nasce per un motivo molto più semplice di quello che è la discussione che sta nascendo in quest'Aula. Innanzitutto, sollevare il problema di una serie di lavoratori dell'AIAS che praticamente ormai da parecchi mesi non percepiscono gli stipendi. Si tratta di 4 mensilità circa del 2016, di 2 mensilità più la tredicesima del 2017, le ultime mensilità da giugno ad agosto del 2018. Quindi questi naturalmente dipendenti hanno naturalmente e vogliono che naturalmente le parti politiche anche discutano dei loro problemi, e noi siamo qui per questo, per discutere anche dei problemi naturalmente di questi dipendenti. Abbiamo deciso di presentare questo ordine del giorno proprio per confrontarci da questo punto di vista e chiarire alcune cose. Semplicemente la Regione Sardegna ha riconosciuto un debito fino a poco tempo fa. Questo debito non era stato riconosciuto, ora è stato riconosciuto. La Regione Sardegna ha deciso poi di trasferire ai comuni quel tanto di soldi appunto che doveva, e i comuni cosa devono fare? Devono trasferirli ad AIAS. Noi con questo ordine del giorno, che è stato fatto un bel po' di tempo fa, esattamente se non sbaglio è del 17 luglio, ora siamo a settembre, sono passati 2 mesi, le cose, come dice il sindaco, sono cambiate, e l'abbiamo appunto presentato perché naturalmente c'era anche la necessità da parte nostra di cercare di dare una risposta più immediata possibile a quei dipendenti che vedevano anche il loro stipendio legato al fatto che i comuni non trasferivano le risorse, e poiché più o meno le risorse che la Regione doveva trasferire all'AIAS corrispondono più o meno con i debiti che AIAS ha verso i dipendenti ci hanno detto praticamente: cerchiamo di trovare tutti i modi ai vari livelli per cercare di trasferire questi soldi. E noi questo chiedevamo, mica chiedevamo miracoli. Quello che ha detto il consigliere Casti è corretto: l'amministrazione comunale di Carboni ha sempre trasferito nei termini i soldi appunto che sono stati dati dalla Regione Sardegna, ma noi non l'abbiamo messo in dubbio questo, abbiamo solo detto: siccome c'è questa esigenza e sono passati praticamente troppi mesi dove i dipendenti hanno avuto delle serie difficoltà ad affrontare le questioni della vita quotidiana, se noi abbiamo la possibilità anche di anticipare di qualche settimana, qualche giorno questi trasferimenti appena ci arrivano dalla Regione, anche utilizzando i dipendenti, perché sappiamo che poi nel periodo festivo alcuni dipendenti vanno in ferie e magari si potevano allungare i tempi, come normale, come succede in tutte le amministrazioni. Chiedevamo anche con questo ordine del giorno di mettere in campo tutte le risorse necessarie per fare in modo che il Comune non avesse appunto alcun tipo di ritardo. Questo è quello che abbiamo chiesto. Abbiamo chiesto alla Commissione consiliare competente di monitorare. Nell'impegno c'è scritto questo e non c'è scritto nient'altro, e questo è l'intervento per chiarire praticamente quello che è la bontà di questo ordine del giorno. Non c'è nessun attacco politico verso nessuno, era solo appunto la necessità di fare in modo che tutti i passaggi venissero fatti nel più breve tempo possibile. Naturalmente io voterò favorevolmente per questi motivi. Grazie, consigliere Fantinel. Do la parola al segretario. Non siamo in dibattimento, siamo in dichiarazione di voto. Il consigliere Fantinel ha parlato esclusivamente perché si dissocia da quanto detto dal suo collega Casti. Andiamo in votazione. Scusate, un po' di silenzio.
No, no. Prego. Do la parola al segretario per la votazione. Masidda, Cossu, Serafini, Cera, Pinna, Marras, Ucheddu, Soddu, Piras, Rosas, Santoru, Loi, Zonza, Craig, Lebiu, Careddu, Casti, Morittu, Fantinel, Fraternale, Piano, Usai Massimo, Usai Fabio, Stivaletta, Garau. 7 sì, 13. La votazione ha ottenuto il seguente risultato. 7 sì, 13 no e un astenuto. Il Consiglio Comunale non approva l'ordine del giorno. Passiamo all'interrogazione con protocollo numero 33052 del 20/07/2018 con oggetto lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria presso il piano di zona Saperla Bianca, stato dei lavori. Espone la consigliera Garau. Sì, Presidente, grazie. Allora, voglio essere veramente brevissima perché mi preme che i cittadini qui presenti, dato che questa interrogazione è datata 19 luglio 2018, quindi è stata presentata 2 mesi fa, abbiano una risposta. Perché allo stato attuale, pur essendo i lavori ripresi, in quanto quando è stata presentata l'interrogazione i lavori erano interrotti, di fatto non si sa quale sia la data di fine lavori e continuano a persistere tutta una serie di problematiche. Non si sa quando si asfalterà, teniamo conto che andiamo incontro all'inverno, per cui insomma le problematiche e le criticità potranno essere ben importanti, hanno da quello che mi risulta, da quello che mi riferiscono, livellato il manto stradale, il fondo, realizzato delle caditoie, però non c'è ancora asfalto. Nelle strade ci sono cumuli di detriti, di rifiuti, di materiali di riporto, non è stato sistemato il canale, c'è il rischio di esondazioni, andrebbe pulito. Mi scusi un attimo, consigliera Garau, mi scusi. Chiedo cortesemente sia al pubblico che ai consiglieri un po' di silenzio, grazie, nel rispetto di chi sta esponendo in questo momento. Dai detriti, dalle canne, anche perché infestano quella che è la parte antistante di questa lotizzazione, teniamo conto che si tratta di lavori, di opere di urbanizzazione primaria per cui i cittadini di Carbonia hanno pagato gli oneri relativi e attendono l'ultimazione dei lavori da ben 10 anni. Forse 2 anni. Grazie consigliera Garau. Volevo essere benevola. Prego per la giunta. Comunque sempre troppi. Prego per la giunta. No. No. Consigliere Stivaletta, stiamo parlando di un'interrogazione dove espone la consigliera Garau e risponde il... Non c'è... Qual è la... Solamente per ricordarle che... C'è una comunicazione subordinata quando si presentano le interrogazioni, sulla base della quale chiediamo che nel caso in cui non venga data risposta entro i canonici 30 giorni, ovvero non sia fissato un consiglio entro i 30 giorni successivi in cui si discuta il documento, la Giunta è obbligata a rispondere per iscritto. E quindi è solo per ricordare alla Presidenza che... La ringrazio, consigliere Stivaletta, io me la sono ricordata e ho fatto presente la consigliera Garau questo. E lei, su richiesta sua, mi ha richiesto di parlarne in consiglio. È già stata fatta questa procedura. Bene, la ringrazio. Prego, Giunta. Sì, sì, ho già fatto questo procedimento, non si preoccupi, grazie. Prego. Grazie, signor Presidente. Buonasera a tutti. Sarò anch'io brevissimo perché... abbiamo già discusso di Carbonia 2 anche direttamente con i cittadini, oggi ne approfittiamo appunto di ripeterci con gli stessi e con i consiglieri. I lavori effettivamente sono ripresi, erano ripresi circa 2 mesi fa, poi si sono bloccati per varie ragioni, sono stati riavviati la settimana scorsa
ma si tratta in ogni caso di interventi di messa in sicurezza, per cui appunto si sono ripristinati quelli che erano le zone, definiamo un attimino, interessate dalle piogge del periodo, per cui appunto il rullo serve per sistemare le strade e tenerle pronte appunto per quando si avvieranno i lavori di bitumazione. Nel frattempo, a partire ritengo da mercoledì, si avvieranno le prove di piastra per verificare la portanza e gli eventuali cedimenti della strada, ma i lavori non potranno essere completati sin quando non si chiuderà una perizia di variante per varie ragioni, piccole modifiche, problemi legati a, o meglio, variazioni legate allo smaltimento delle terre, altri problemi su alcuni marciapiedi che devono essere sanati e per cui appunto ci sono controlli da parte dell'ufficio urbanistica. Una volta chiuso tutti questi aspetti, quindi chiudendo appunto questa perizia di variante, la ditta è pronta per bitumare. Del resto ha già chiesto anche l'autorizzazione al subappalto, quindi manca solamente proprio una formalità da parte, una formalità che in questo caso ci ha impegnato, sta impegnando gli uffici diversi mesi, che comunque dovrebbe andare a chiudersi nelle settimane prossime, quindi una volta chiusa questa pezza di variante poi si chiuderanno i lavori. Grazie. Una cosa, per quanto riguarda chiaramente le canne, il problema del canale è una cosa che esula dai lavori di urbanizzazione, saranno dei lavori che verranno fatti ma con altri fondi e in tempi sicuramente diversi e slegati comunque da questi lavori. Grazie. Grazie Assessore Lai. Consigliere interrogante, facoltà di replica. Invito lei, per il suo tramite, affinché in qualche modo interceda per quello che può, affinché si possano ridurre al massimo i tempi di approvazione di questa variante e quindi insomma, evitare tutta una serie di problematiche e di criticità che si potrebbero insomma, prospettare con l'andare incontro della stagione invernale. I cittadini credo ne abbiano insomma, diritto, per cui veramente confidiamo in questo. Grazie consigliera Garau. Passiamo alla prossima. Un po' di silenzio, grazie. Passiamo alla prossima interrogazione con protocollo numero 33-227 del 24-07-2018 con oggetto acqua non potabile a Medadeddu e Serbario. Espone la consigliera Garau. Consigliera Garau, col microfono, grazie. Chiedo scusa. Dicevo, anche questa interrogazione purtroppo si potrebbe considerare superata, visto che c'è stata una revoca. Scusate, mi permetto di interromperla, ma vorrei un pochettino di silenzio, grazie. Allora, dicevo questo, anche questa interrogazione si potrebbe considerare superata, visto che sono trascorsi 2 mesi, è stata presentata anche questa il 19 luglio, quando l'ho presentata era ancora in vigore, vigente, l'ordinanza di chiusura. Chiedo scusa perché non ho davanti il testo, eccolo qua. L'ordinanza che appunto disponeva e intimava il divieto di utilizzo dell'acqua per usi potabili nella frazione di frazione, chiamiamola così, comunque nel quartiere di Serbariu e di Medadeddu. Quindi sarò veramente molto breve per dire semplicemente 2 cose. Perché effettivamente nel corpo dell'atto spiego che Io ho ritenuto che questa ordinanza del sindaco fosse assolutamente scarna. È la seconda volta nell'arco di un breve periodo di qualche mese che Serbariu e Medadeddu sono stati interessati da 2 ordinanze aventi lo stesso oggetto, cioè proprio un divieto di utilizzo dell'acqua per usi potabili. Non si spiega in quell'ordinanza, a cui peraltro è stata data una pubblicità scarna, tant'è che nel quartiere di Serbariu io ho rinvenuto solo
3 avvisi. È vero che c'è sicuramente la pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio, però è anche vero che la popolazione, insomma, di quei quartieri è una popolazione anziana che quindi non utilizza quelli che sono, insomma, gli strumenti informatici, no? Telematici, o comunque non ha accesso ai social. Sono state affisse alle mura di alcune abitazioni, peraltro in rovina, diroccate, 3 avvisi con foglio A4 assolutamente illeggibili e peraltro non chiare. Quindi ritengo sia assolutamente opportuna, nell'eventualità praticamente questo problema si dovesse riproporre, che si tenga conto del fatto che la pubblicità di ordinanze di questo tipo, che riguardano comunque la salute dei cittadini, devono avere sicuramente una diffusione assolutamente diversa. Nella stessa ordinanza, peraltro, non si fa cenno a quelle che sono state le cause che hanno determinato il divieto. Non si spiega se si tratta praticamente di inquinamento dell'acqua o se sono stati rinvenuti, così come insomma sembrerebbe, dei valori assolutamente superiori rispetto ai parametri chimici e ai caratteri organolettici. Io credo che la popolazione in questo senso avreste dovuto renderla edotta, perché ci sono delle differenze notevoli in un'ipotesi o nell'altra. Non è stato assolutamente spiegato, per esempio, ai cittadini. Innanzitutto non erano indicate, stiamo parlando di quartieri ad alta densità demografica, non è stato indicato nello specifico quali fossero le vie interessate. Si parla indistintamente di Serbariu e Medadeddu, quindi chiaramente molti cittadini hanno avuto chiaramente la necessità di capire, di sapere se la loro via, soprattutto i quartieri limitrofi alla zona di Santa Caterina, al piano di zona di Santa Caterina, se anche loro fossero interessati da questo divieto. Quindi in questo senso dovreste essere sicuramente più assolutamente più chiari. Un'ultima questione riguarda praticamente il fatto che ci sono sentenze recentissime, ma anche del 2014, che dicono chiaramente che se i cittadini sono costretti ad acquistare acqua potabile pur pagando un servizio in bolletta, potrebbero essere risarciti. Il Comune quindi in questo senso dovrebbe praticamente in qualche modo rivendicare delle somme, perché non dimentichiamo che è socio di una conferenza d'ambito di Abanoa, rivendicare delle somme per conto dei cittadini stessi, o per meglio dire i cittadini potrebbero citare il Comune di Carbonia o Abanoa come terzo chiamato in causa. Quindi ci sono tutta una serie di problematiche che io credo questa amministrazione abbia praticamente sottovalutato, così come ha sottovalutato il fatto che la popolazione stessa si sarebbe dovuta avvisare del fatto che le valvole interne, almeno quelle principali all'abitazione, dovevano essere chiuse, perché è evidente che l'acqua inquinata, l'inquinamento dell'acqua, se non si chiudono le valvole, potrebbe avere insomma una diffusione comunque all'interno delle tubazioni dell'abitazione stesso. Condotte che dovevano essere chiaramente tenute, per modo di dire, come si suol dire, a riposo. Tutto questo non è stato fatto, quindi io credo che si sia sottovalutato un problema assolutamente serio e importante, che nell'arco di qualche mese si è verificato per ben 2 volte. Non si è fatto per esempio cenno al fatto se l'acqua potesse bollire, se potesse essere utilizzata per esempio l'igiene personale o meno. Insomma, è stata dal mio punto di vista, ma dal punto di vista anche di tanti altri cittadini, assolutamente superficiali. Quindi io mi auguro che queste situazioni non si verifichino, perché vorrà dire che c'è un monitoraggio chiaramente continuo su quella che è la potabilità dell'acqua, ma se mai si dovesse riverificare, tenete conto che ci sono delle problematiche che andrebbero insomma affrontate, che questa amministrazione per ben 2 volte invece non ha preso in considerazione. Grazie consigliera Garau. Prego per la giunta. Assessore lei. Per quanto riguarda appunto il contenuto dell'ordinanza, sicuramente
Abbiamo già appunto parlato con Abanoa e ci forniranno, nel caso si dovessero ripetere casi simili, esattamente l'area di influenza della, di questa ordinanza, che nel caso specifico era poco dopo l'inizio, anzi diciamo il termine di via Lubiana. Però comunque giusto assolutamente ingresso per disturbario per intenderci. Ma è chiaro che comunque in ogni caso è giusto fornire tutte le informazioni del caso e non limitarci a quello che magari anche in maniera un po' sterile ci danno gli altri enti. Per quanto riguarda l'inquinamento, lo dice chiaramente l'ordinanza, c'era un superamento dei valori del ferro, quindi effetti di trascinamento lungo le condutture, quindi comunque sì, non è più in quel momento utilizzabile per lavare verdure o altro, però comunque è assolutamente utilizzabile per altre attività, quindi sia per lavarsi, sia per cucinare, eccetera. Del resto, vediamo un secondo, mi scusi. Appunto, quando si intende per uso o scopi alimentari, se non diversamente specificato, appunto si intendono tutti quelli connessi alla preparazione degli alimenti, quindi significa appunto che se non viene specificata che tutti gli altri usi sono chiaramente leciti. Mi sto segnando gli altri. Allora, per quanto riguarda poi il periodo di potabilità, l'abbiamo già detto, si è andati dal 19 al 26 luglio, quindi comunque il tempo di ripetere le analisi si era già superato il problema, oltretutto su un punto di campionamento che è vecchio e quindi comunque adesso anche l'ASL sa, o meglio sa di, nuovamente, che è un altro punto più avanti che deve essere appunto campionato. Per quanto riguarda sull'aspetto dei rimborsi, non mi vorrei assolutamente infilare, perché veramente Abanoa stessa nel suo regolamento dice chiaramente che questi periodi, eventuali periodi dove non sono imputabili a lei ma allo stato delle condutture o altro, sono fuori dalla propria competenza e quindi dalla propria responsabilità. Di conseguenza, quindi andare a chiedere dei rimborsi per periodi di non potabilità ad Abanoa stessa mi sembra un po' difficile. Grazie. Grazie Assessore Lai. Facoltà di replica consigliere interpellante. Che non sono di Abanoa le condotte, nel senso che non è responsabile. Ho capito, allora è responsabilità di questa amministrazione ovviamente verificare, e beh insistono nel territorio, come? Possono essere sia di Abanoa, del comune no, perché in realtà il comune poi li ha realizzate a suo tempo, ma poi ha ceduto tutte le opere al gestore, ma qui parliamo sicuramente di problemi che arrivano a monte dall'impianto di potabilizzazione, che poi per effetto di trascinamenti arrivano sino al primo punto di campionamento. Adesso ripeto. Ho capito, ma in ogni caso insistono nel territorio comunale, quindi incidono, sono condotte che insistono, certo, nel territorio, certo, comunale, sì, certo, quindi sì. Incidono su quella che potrebbero avere delle conseguenze sulla salute dei cittadini, e credo sia onere di questa amministrazione comunque valutare la situazione affinché chiaramente problematiche di questo tipo non si presentino. Non possiamo insomma scaricare la responsabilità. No, nessuno. No, nel senso che nessuno scarica in questo caso. I cittadini pagano, certo, per l'utilizzo di acqua potabile, e siccome questa ordinanza comunque la vigenza ha avuto insomma una durata mi pare di 15 giorni. No, 19-26, 7 giorni, il settimo giorno si è... Perché voi capite bene quelli che sono stati i costi che il cittadino ha sopportato per sopperire alla mancanza di acqua potabile, quindi insomma si dovrebbe evitare una situazione di questo tipo. La
Passiamo all'interrogazione successiva con protocollo numero 33227 del 2407. No, scusate, ho sbagliato. Volevo dire protocollo numero 35041 del 9/8/2018, immobile fatiscente sito in Carbonia Serbario, strada provinciale numero 78, via Cesare Battisti numero 27. Espone la consigliera Garau. Sì, allora questa interrogazione, anche questa, è volta a conoscere lo stadio della procedura. Lo stato di fatto purtroppo lo conosciamo, perché questo immobile è in rovina e costituisce serio pericolo per l'incolumità della popolazione, oltre che chiaramente ormai ci sono gli infissi, la porta sfondati, quindi insomma si rischia che... Non credo che nessuno abbia interesse ad occupare un immobile in quelle condizioni, però veramente dovrebbe essere messo in sicurezza. Leggo l'interrogazione, sarò brevissima, semplicemente perché mi interessa, prima che si concluda il tempo a nostra disposizione, avere la risposta da parte dell'assessore competente. C'è un peggioramento sicuramente di quelle che sono le condizioni di degrado e abbandono di questo immobile. Questa amministrazione lo ha requisito, posto in vendita, quindi si dovrebbe capire, dovremmo insomma conoscere che cosa ne è stato nel frattempo, quali sono le intenzioni di questa stessa amministrazione. C'è un ponteggio e dei calcinacci che continuano insomma a cadere, sono stati peraltro posizionati secondo me non nella maniera più corretta, quindi il rischio veramente di danni a cose e alle persone è elevatissimo, oltre che c'è una scarsissima pulizia dell'area circostante. Quindi chiedo al sindaco e alla giunta municipale di riferire all'aula in merito a quelle che sono le decisioni che questa amministrazione intende intraprendere rispetto a quello che è lo stato della procedura, al fine anche di adottare provvedimenti che a questo punto devono essere considerati assolutamente urgenti e indifferibili per limitare al massimo i rischi e i pericoli derivanti da questa stessa situazione. Grazie. Grazie consigliera Garau. Prego per la giunta. Facoltà di replica il sindaco. Sì, molto velocemente, io cerco di stare nel tempo che mi è consentito, notando peraltro, non potendomi esimere da fare, signor Presidente, che i consiglieri di minoranza, lungi dall'attenersi al tempo stabilito, intervengono anche quando non è il loro turno per le integrazioni che loro ritengono essenziali dare. Molte ne potrei fare anch'io. Delle cose che ho già detto, molte cose non le ho dette, se mi dovessi comportare io come tutti quanti nello stesso modo qua non ci sarebbe un ordine, e quindi veramente chiederei che i tempi e i momenti di intervento siano veramente rispettati. E visto che ognuno interviene a sproposito, questa volta faccio anche io un intervento a sproposito per precisare che i miei saluti iniziali erano dati ai consiglieri che erano formalmente presenti. I consiglieri di minoranza hanno ritenuto di mettersi a bordo di aula per far venir meno la maggioranza in consiglio, nonostante le ordini del giorno urgenti che avevano presentato, interpellanze varie, e io ho voluto stigmatizzare questo. Ci tengo a precisare una cosa, signor Sindaco, che il Presidente del Consiglio cerca in ogni modo, sempre e comunque, di far rispettare i tempi, e in ogni occasione richiede sempre il silenzio e la correttezza da parte di tutti i consiglieri quando i colleghi parlano, sia che siano di maggioranza che siano di minoranza. Perfetto, questo ci tengo a precisare. Sarà ancora più precisa. Grazie. Grazie, signor Presidente. Grazie, signor Presidente. Per quanto riguarda l'immobile di via Cesare Battisti a Serbariu, se dovessimo scrivere un libro sulle storture e le lentezze della burocrazia, ecco, si potrebbe prendere appunto ad esempio ad ispirazione questa storia infinita che ho trovato appena entrata come sindaco, che, per la quale si è cercata una soluzione, e
resa difficile dal fatto che il titolare dell'immobile, come sapete, era un soggetto incapace di intendere di volere, soggetto alla curatela e tutela dell'amministratore straordinario nominato dal Comune. E quando finalmente questo amministratore aveva trovato la soluzione, nel frattempo si è cercato di mettere in sicurezza l'immobile, quando finalmente la soluzione è stata trovata, ossia la vendita dell'immobile a un soggetto interessato a costo di un euro, ovviamente con il parere favorevole dell'apposito organo del Tribunale appositamente riunitosi, il titolare dell'immobile è deceduto. Quindi si sono aperte le pratiche della successione, si sono individuati nuovi titolari, è stato nominato un nuovo amministratore che, insomma, dopo varie peripezie che non sto qui a dirvi, finalmente riuscirà a incontrare l'acquirente dal notaio e stipulare questo contratto di vendita. Una precisazione peraltro mi pare opportuna, perché leggendo il testo della interrogazione si parla di un comando dei vigili urbano che in seguito a vari sopralluoghi ha evidenziato stato di dissesto e necessità di messa in sicurezza, ma io non ho avuto nessun verbale in proposito e sentito il comandante dei vigili urbani non mi ha saputo dire niente di più. La messa in sicurezza è garantita, non c'è nessun pericolo, e anzi chiederei che quando si fanno affermazioni di questo tipo fossero citati gli atti dai quali si desume lo stato dei luoghi così o situazioni di pericolo, soprattutto come in questo caso di situazioni di pericolo, e di citare gli atti di riferimento. In questo caso ci sarebbe dovuto essere un verbale quantomeno del comando dei vigili urbani. Grazie signor Sindaco, prego consigliera Garau. Questo probabilmente c'è un errore da parte mia nel scrivere verbale dei vigili urbani, ma da quello che mi risulta c'è un verbale dell'ufficio urbanistica, quindi insomma adesso non sottolizziamo, anche perché è transenato, quindi cioè, detto tra noi, se lei non considera un immobile che costituisce pericolo quell'immobile, mi chiedo che cosa debba succedere. Guardi, ho scritto verbale dei vigili urbani, non sarà stato, mi chiedo scusa, probabilmente è un refuso un verbale dei vigili, ma c'è un verbale dell'ufficio urbanistica che ha accertato lo stato di dissesto di questo immobile e la rovina di questo immobile. Perché allora, Sindaco, se lei non lo dovesse considerare in stato di rovina, io le chiedo formalmente in quest'aula di chiedere all'ufficio tecnico del Comune, appunto, e che cosa ha relazionato l'ufficio tecnico, che non è in rovina, non è... C'è un tento sfondato. Non ho capito. Ma se il tetto è sfondato, mi perdoni? Il tetto è sfondato. Ma questo lo dice lei? Dico, con il vento necessariamente i calcinacci. Allora, io la invito, Sindaco, guardi, ho una foto. Allora, ho una foto nel telefonino, vorrei avere l'opportunità di esibirla. Allora, i calcinacci... Per cortesia. Presidente, concludiamo. Vorrei poter concludere. Concluda. Allora, i calcinacci non sono all'interno dell'immobile, ma sono, perché chiaramente non è visionabile, almeno da parte mia, sono all'esterno. La invito domani mattina, se vuole insomma così avere certezza di quello che io sto dicendo, smentirmi anche pubblicamente, di recarsi in via Cesare Battisti al numero 27. Lei vedrà che nell'area circostante l'immobile, parte esterna, in area limitrofa alla strada provinciale, ci sono calcinacci ovunque, quindi se questo per lei non è rovina e non c'è un pericolo di danno temuto, non lo so, verifichi lei. Come non sono? Per cortesia. Ma c'è un verbale, allora le sto dicendo che probabilmente glielo devo ripetere due volte o non le è chiaro. Per cortesia. C'è un errore nel relazionare e facciamo un po' di silenzio, grazie. Non è dei vigili urbani, ma è sicuramente dell'ufficio urbanistico.
cosa cambia tra allegarlo? Lui stesso mi sta dando la conferma che esiste. Per cortesia, facciamo concludere. Concludiamo all'atto. Mi scusi, sindaco, allora non avevo concludiamo per Maniola. Cortesia. Non avevo il riferimento. Non avevo. Per cortesia. Non avevo il riferimento, ma ne ho la certezza. Esiste un verbale dell'ufficio urbanistica. Quindi, al di là di questo, accerti la pericolosità. Io mi auguro che non possa succedere e non succeda niente, perché se mai dovesse succedere qualcosa, tenga conto che lei oggi ha detto che quello non è un immobile in rovina. Cioè, verifichi lei, si sta assumendo una responsabilità gravissima. Perché, allora, le consiglio di recarsi, probabilmente siete da tanto che non vi recate in via Cesare Battisti numero 27, perché se lei dovesse verificare e constatare lo stato dei luoghi, si renderebbe conto qual è il pericolo. Le dico semplicemente questo, io grazie. Non ho interesse a dire una cosa diversa da quella che effettivamente... Grazie, consigliera Garau. Scusate, arriviamo a conclusione. Guardi, io non sono una persona consigliera Garau. Che fa ironia su cose di questo tipo. Glielo ripeto per la terza volta. Allora, è stato un mio errore scrivere verbale. Mi costringete a sospendere la seduta, per cortesia. Il verbale non è deviso. Sospendo la seduta per 5 minuti, grazie. Cosa cambia nel merito? Me lo spieghi, sindaco? Cioè, che ridico, cioè, ma stiamo di che cosa stiamo... Non c'è neppure il verbale dell'urbanistica. Ma scusate, ma perché allora avete messo in sicurezza? È tutto per un senato? E allora ci sarà un verbale, l'ha deciso lei di sua spontanea volontà. Ma l'ha deciso lei di sua spontanea volontà. Ma perché sono? Ma evidentemente qualcuno ha constatato che c'è un pericolo, e altrimenti che cosa avete in sicurezza?
Gentilmente prendiamo posto, grazie. Chiedo cortesemente ai consiglieri di prendere posto e un po' di silenzio. Do la parola al segretario per la votazione. Ma per l'appello, scusate. Masidda, Cossu, Serafini, Cera, Pinna, Marras, Ukeddu, Soddu, Piras, Rosas, Santoru, Loi, Zonza, Craig, Lebiu, Careddu, Casti, Morittu, Fantinel, Fraternale, Piano, Usai Massimo, Usai Fabio, Stivaletta, Garau. 14 presenti. Consiglieri presenti 14, proseguiamo. In base all'articolo 51,13, trascorsa l'ora e mezza dall'inizio delle comunicazioni e dalla trattazione delle interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni, concludo la discussione e passo al punto successivo e rinvio le stesse al prossimo Consiglio. Passiamo al punto numero 4, nomina, rappresentanza, amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento per il conferimento del premio annuale in occasione della ricorrenza della fondazione della città. Espone il sindaco, prego. Si propone con questa delibera di dare conseguenzialità e quindi procedere alla delibera approvata in Consiglio Comunale il 31 luglio 2018, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento per il conferimento del premio annuale a favore di studenti e sportivi in occasione della ricorrenza della Fondazione della Città. E quindi si propone di procedere alla nomina di questa rappresentanza, che prevede un consigliere di maggioranza che non ricopre incarico di presidente di commissione e un consigliere di minoranza, che allo stesso modo non ricopa presidenza di commissione. E basta. Grazie sindaco. Allora procediamo con la nomina di tre consiglieri. Un attimino, consigliere Cossu. Sì, voto segreto. Allora, vi spiego come sarà la procedura. Ciascun consigliere può indicare un solo nominativo e verrà eletto colui che ha riportato il numero maggiore di voti. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo affinché sia messo a verbale. I consiglieri nominati scrutatori avranno il compito di consegnare le schede bianche ai consiglieri. Una volta effettuata la votazione, aprire le schede, leggere a voce il nome scritto e depositare le stesse presso il banco di presidenza. Allora, passiamo alla nomina dei consiglieri scrutatori. Se manca il certo non si può fare. Se manca la minoranza non si può fare. A questo punto, visto che della minoranza non è presente nessuno, esatto, perché le votazioni vanno separate. Rinvio l'atto al prossimo consiglio. Finito, non ho capito. No, l'atto è rinviato e visto che non ci sono più argomenti scritti all'ordine del giorno,
Non ho capito. Attendete un attimo. Allora, dovremo fare una votazione per il rinvio dell'atto al prossimo Consiglio. Quindi do la parola al segretario per la votazione. Massidda, Cossu, Serafini, Cera, Pinna, Marras, Ucheddu, Soddu, Piras, Rosas, Santoru, Loi, Zonza, Graig, Lebiu, Careddu, Casti, non c'è neanche un legale. Quindi no. Vabbè, la presenza allora. Quindi no, non si può votare, non c'è il numero legale, scusate, non mi sono accorto. Quindi la seduta è sciolta per mancanza del numero legale. Dichiariamo la seduta sciolta. Buon proseguimento di serata.